Mancano 6 mesi alle regionali e in Abruzzo iniziano a delinearsi alcuni scenari. Intanto sono stati ufficializzati i primi nomi della lista civica Marsiglio Presidente. Luciano Marinucci, sindaco di San Giovanni Teatino dal 2011 al 2021 e Filomena Mariani, consigliera al comune di Tollo, hanno scelto di affiancare il governatore uscente. Una partenza da civico e un ritorno al civismo, passando anche per quello che è stato il ruolo di coordinatore di Italia Viva per la provincia di Chieti e con un avvicinamento importante al partito della Lega. Ovvio che rappresentando una grande collettività come quella di San Giovanni Teatino, anche in forza del consenso che mi ha accompagnato nella lunga carriera politica che ho svolto, l'interesse da parte dei partiti c'è sempre stato. Io ho avuto sì diversi avvicinamenti, non solo questi. Il problema è che il mondo civico, che è una ragione di vita per me, continua ancora ad ispirare il mio percorso e quindi ho preso appieno l'idea di sostenere una lista civica di Marsiglio governatore. Carlo Costantini è stato da sempre una figura di riferimento per lei, in questo momento è anche una figura in stand-by dopo che la coalizione di centrosinistra Abruzzo Insieme ha scelto come candidato unitario Luciano D'Amico. È un personaggio politico sicuramente di indubbie capacità e sicuramente è una persona che può dare grandi contributi. Il percorso che lui ha fatto è ovviamente un percorso nel centro-sinistra, per quanto mi riguarda non condivisibile, ma la stima per l'uomo e la persona rimane sempre, anche del professionista, perché comunque è anche un abile e capace avvocato. Per questo io comunque ho sempre guardato con un occhio al centrodestra, se non in una parentesi in cui sono stato avvicinato pensando di poter dare un contributo, ma purtroppo non è stato così, quindi ho ricominciato nel mio percorso civico e continuo a lavorare per la gente. Presente anche il coordinatore della Civica Marsiglio Presidente Terenzio Rucci. Mi sento vicino a Marsiglio perché credo che in questi anni abbia lavorato molto bene, credo che abbia ereditato una realtà alquanto insomma problematica dalle pregresse amministrazioni, credo che abbia avviato l'Abruzzo verso un futuro innovativo e sostanzialmente glorioso, un Abruzzo che ad oggi credo riesca a contemperare o comunque abbia la potenzialità di contemperare la qualità del lavoro con le condizioni di vita, l'offerta ambientale con i servizi più elevati di una qualsiasi regione moderna. Si pensi non da ultimo all'Abruzzo in Salute, il progetto dell'Abruzzo in Salute o la notorietà che è stata data dei trabocchi, come anche il turismo che si è incrementato in Abruzzo.